Buonasera, buonasera amici, che bello ritrovarmi qui, un'altra puntata imperdibile di Alta Classifica, anche perché caso vuole che da quando abbiamo iniziato questa splendida avventura appunto di Alta Classifica qui su Telenove il campionato sia diventato più entusiasmante che mai. Ma che cosa è successo in questo turno di campionato? L'avvicendamento al vertice con il sorpasso dell'Inter ai danni del Milan, grande prestazione dell'Inter, forse la più brutta da parte del Milan, e poi abbiamo una Juventus che si fa battere, merito ovviamente al Napoli, ma è già tempo di parlare di Champions, domani la Juventus contro il Porto, è già tempo di parlare di Europa League e soprattutto siamo nella settimana del derby e noi molto molto parleremo di questo derby, lo faremo con i nostri super ospiti. E allora, sembra farlo apposta ma in rigoroso ordine di classifica, io devo annunciare per primo un amico, un fratello, Stefano Eragno, perché è vero, sei di una lunghezza staccato dall'Inter, ma sempre primo sei qua. Ciao Giovanna, buonasera a tutte. Tanto entusiasmanti per il Milan? No, non è stata. No, diciamo, è imprevedibile, 7 squadre in 10 punti, tutto può succedere. Sì, sì. Però è stata una giornata per il Milan, no, molto triste, anche perché ha giocato veramente male, ma la più brutta proprio in assoluto, però anche merito di La Spezia che secondo me ha giocato la partita perfetta, no? Ogni singolo duello l'hanno vinto senza fare grandi cose, però ha strameritato di vincere la gara. È vero, Pioli l'ha definita la più brutta sconfitta, perché tre già in questo 2021, sono arrivate tutte insomma nel 2021, contro l'Atalanta, contro la Juve, appunto contro lo Spezia. Intanto la regia prontamente ha mandato in onda questa classifica pazzesca con 7 squadre in 10 punti, ma io sono molto contenta di riabbracciare un grande, a proposito di questa Juventus dai mille volti, Stefano Tacconi, che ha azzeccato il pronostico di Coppa Italia. Stefano, la classe, voglio dire. Mi spiace per gli altri, ma comunque era prevedibile. Un pareggio, è un campionato strano, è un campionato strano dove purtroppo per la Juve, per il Milan, per tante altre squadre che giocano in Champions o in Europa League, l'Inter si può allenare. Eh beh, certo, l'Inter non ha buchi, diciamo, non è attesa nel mercoledì, nel giovedì, no? Né in Europa League, né in Champions, né in Coppa Italia. Allora, a proposito, ho scoperto oggi, ma insomma ci si chiama un po' così, però lui è stato proprio un bomber vero ed è anche un allenatore, e sono molto contenta di riabbracciare Gianluca Savoldi, figlio d'arte. Mister Miliardo. E artista anche tu. Mister Miliardo. Buonasera a tutti. Grande, grande Gianluca. Eh beh, insomma, lui è... No, siccome ho giocato con papà. Sì, è vero. Facevate i conti prima, no? Prima di iniziare. Ho giocato con papà gli anni 70 e 80, insomma io vengo dagli anni 70, 80 e 90, forse ho tre generazioni. Eh beh, li abbracci molte generazioni di campioni, tu stesso. Ne ho avuti di avversari importanti e ne sono fiero veramente. E guarda un po' chi hai qui di fianco, sono felicissima a proposito di ex giocatori e di allenatori di annunciare la presenza, ormai siamo diventati amici, Riccardo Maspero. Ciao Ricky. Buonasera a tutti, ciao. Siamo veramente una grande famiglia alla quale si aggiungeranno, perché avremo qui con noi anche Ciccio Colonnese, non poteva mancare la voce interista insomma dopo questa vetta che non c'era dal 2010, per cui insomma dai tempi di Mourinho, e avremo anche Angelo Di Livio a proposito di Champions, di campioni, di simpatia, quindi una trasmissione imperdibile. Vi ricordo il numero WhatsApp a cui scrivere, perché avrete un angolo interamente dedicato anche a voi per le vostre domande e considerazioni, quindi tartassate i nostri ospiti che sono pronti e scatenati. 320 0306 706. E allora, lassù vola l'Inter, c'è stato questo sorpasso, forse nessuno se lo aspettava in questo turno di campionato, visto che il sorpassato, parto dal sorpassato, Stefano. Beh, quello sì, giusto? Anche perché sulla carta la partita più semplice, che poi non è stata, era quella del Milan. Però sin dalle prime battute del campionato, tutti quanti noi, almeno io, ho sempre detto che l'Inter partiva davanti a tutti, compresa la Juventus, perché ha un organico che secondo me si è rinforzato moltissimo, e poi strada facendo ancor più il fatto che comunque è uscita dalle coppe, è uscita per merito, perché poi ha giocato in quel periodo, non giocava neanche tanto bene, però si sa, quando hai certi giocatori in squadra, Lukaku così in grande spolvero, ha una difesa che forse è la più forte d'Italia se andiamo a vedere i singoli giocatori. Centrocampo adesso cercano di riportare Eriksen nell'organico, anche perché comunque ha le qualità, magari non in quella posizione, perché
magari con certe, in certe partite potresti rischiare, però comunque un organico talmente completo che secondo me è la squadra da battere. Poi sai, nel calcio vabbè, tutto può succedere, ma ripeto, sicuramente è quella candidata. Allora, la candidata numero uno per il Ragno dall'inizio del campionato, Tacconi. Poi ovviamente faccio un giro di campo, tu sei d'accordo? Anche perché ha messo appunto la difesa Conte, eh? No, è un campionato un po' aperto, un po' strano perché abbiamo visto dei risultati un po' strani, con tante partite un po' strane, giocando ogni tre giorni con squadre che sono impegnate in Champions League, Europa League. L'Inter, come dicevo prima, è la favorita perché non ha impegni li può allenare durante la settimana. Sai che cosa vuol solo dire per un allenatore, non è poco, allenare una squadra? Non è poco, certo. Pirlo, e riposare anche, perché durante la settimana. Anche mentalmente, no? Certo. Cioè, il Milan va a Belgrado giovedì, voglio dire, la Juve col Porto. Tanto il viaggio che vai a Belgrado, no. È tanto il lavoro, la programmazione del lavoro settimanale. Cioè, perché il calciatore e l'allenatore, certo, a livello mentale devono caricare la partita e scaricare dopo la partita, per cui, e nello stesso tempo ricaricare per la partita successiva. È un togli e metti la spina. Sono queste situazioni che sono più difficili da allenare e non ti fanno allenare sul campo quando invece ti servirebbe, perché a lato pratico una squadra devi riuscire, per sapere le condizioni reali dei giocatori, per vedere come stanno veramente, devi tastarli in allenamento, e se in allenamento lo fai poco perché devi sempre fare delle rifiniture, è il lavoro importante sul campo diventa, ne risente. Quindi insomma, anche per te l'Inter, anche e soprattutto per questo motivo, può essere considerata favorita del gruppone che sta là davanti, o del Milan? Sicuramente ha subito un contraccolpo psicologico quando è uscito. Perché infatti, come si è detto prima anche Stefano, non era in un buon periodo, non stava giocando bene, ha meritato di uscire perché non ha fatto bene, però diciamo che dopo il lavoro di Conte ha azzerato tutto, hanno programmato una stagione lineare facendo settimana dopo settimana e adesso stanno ottenendo i risultati che sono in grado di fare. Stanno inserendo Eriksen. Ma stanno viaggiando, secondo voi, loro a 1000, cioè 50 punti? Io proprio ve lo chiedo da ignoranti in materia, quando vedo i numeri io rifuggo. Sono tantissimi o sono le altre che stanno perdendo, no? Cioè la Juve fa un passo avanti, sono tante squadre, tre passi avanti e uno indietro. Tante squadre. Essendo tante squadre ci si porta via i punti a vicenda. È più difficile, più difficile, cioè più facile salire e più facile anche scendere, esatto, però. Esatto. Gianluca, bomber. Sì, ha ragione il mister, è un po' più combattuta quest'anno e chiaramente e quindi la soglia si abbassa e ci sono, e poi soprattutto non solo per la concorrenza, ma credo che non possiamo dimenticare, sembra, ripeto la noia, sembra un po' voler dare alibi a qualcuno, ma in realtà vedo che capita a tutti e purtroppo giocando così frequentemente ogni tanto così un po' di alti e bassi credo che siano assolutamente fisiologici. Che poi il problema è che non c'è fattore campo. Non esiste, certo. E poi c'è anche il Covid, vedi Napoli, cioè Napoli, cioè in due settimane ha perso i due centrali titolari. Mertens comunque è entrato due settimane che si vedeva che zoppicava, eppure nessuno diceva niente. Poi finalmente si è fermato perché è andato a curarsi. Però no. Sono giocatori, adesso Lozano, che era quello più in forma di tutti. Devo dire che anche queste situazioni, il fatto poi si diceva di giocare sempre, ma anche questa problematica che non sai dove vada a pescare, perché il Covid se hai sfortuna ci vede bene e ti viene nei momenti cruciali ti viene, e quello poi ti viene, purtroppo poi l'allenatore deve fare a meno di magari i più bravi, eppure all'ultimo viene criticato momento, perché dice ma come fai a giocare così male, vero, no? diventa difficile la gestione degli allenamenti, perché poi all'ultimo tu hai preparato la settimana in un modo, arrivi al sabato e i tamponi ti dicono che non puoi giocare. Però questo torna a vantaggio, secondo me, di Juve e di Inter, che hanno una rosa più ampia rispetto al Milan. Juve non sta giocando Dybala, Sì, e non si sa quando, perché Pirlo l'ha detto, l'ho portato, ma non è in grado. Quindi voglio dire, Dybala è veramente un mistero, ma vabbè, insomma, qualcuno ce lo svelerà prima o poi. Si è ripresa, no? Sì.
sono sì, Ramsey ha ripreso, sì, anche McKennie, sì, sì. Secondo me sono da elogiare tutti i giocatori e tutti gli allenatori in questo momento, perché insomma criticare i giocatori e gli allenatori in questo momento mi sembra un po' esagerato. Sono d'accordo, stanno facendo tutti uno sforzo straordinario. È un momento proprio strano, come diceva Tacconi. Sicuramente ci vuole un pochino di pazienza. Ma il problema è il fattore dei giornalisti, ormai comandano loro. Comandano loro. Pollice alto e pollice basso. Ma no, decidono solo loro, le partite le comandano loro, cioè non c'è pubblico. Non c'è nessuno che le pagelle critica. Le facciamo tutto. Ma chi è che è passato da scudetto esonerato e scudetto in 10 giorni? Critica un giocatore? Beh, guarda Gattuso, guardate Gattuso, ragazzi, da che è stato, era il salvatore di Napoli a che non era. Non c'è un tifoso che ti dice dalla tribuna peste corna. Sono i giornalisti che ti dicono peste corna. Anche perché se te parlavi adesso di Gattuso, però la partita. Cioè, in Coppa la finale ai punti avrebbe meritato Napoli, sì, sì. Ha perso e hanno criticato Gattuso, perché aveva giocato sicuramente meglio della Juventus. Viceversa, ai punti la Juventus forse avrebbe meritato. Ma il calcio poi alla fine guardi il risultato. Eppure purtroppo. Il risultato purtroppo sono poi i giornalisti. I giudizi. Tacconi, però allora, da una parte allora, ha ragione, nel senso che l'Inter era tutto nero fino a ieri, Savoldi poi vince, comunque una partita importante contro la Lazio, è stata una prova di forza importante. Dall'altra parte il Milan si fregia di una prestazione pessima e l'Inter è tutto bello, cioè Conte è un fenomeno, Conte è un fenomeno, la società va forse, insomma, qualcuno la compra, cioè si passa da un estremo all'altro, questo è vero. Sì, ma parlavamo un'altra volta che San Siro ha distrutto tanti giocatori, no? Cioè, se non hai pubblico che ti incita o ti... Ci sono i giornalisti. Ci sono i giornalisti. Savoldi, spezza una lancia a favore dei giornalisti, dai. Prego. No, in questo caso sono d'accordo, dai, cioè sempre in Italia c'è sempre troppo, soprattutto c'è troppo poco equilibrio nelle valutazioni. Certo, però fa parte del gioco, bisogna che è così, invece chi sta dentro il campo abbia la capacità di sopportare anche queste pressioni. Chiaramente in alcune piazze sono maggiori, Napoli per esempio è una che io conosco abbastanza bene e devo dire le pressioni sono notevoli, ma insomma non è l'unica, insomma anche Roma non è uno scherzo, insomma tornando poi agli esempi di prima. Mi sento di dire, di aggiungere sull'Inter che sicuramente credo che l'uscita prematura dalla Champions, dall'Europa in generale, e comunque un'uscita, anche se ci può stare, in una semifinale con la Juventus, sicuramente lasciano solo questi obiettivi all'Inter. Sì, ok, tutti possono mugugnare, però siamo sempre lì. Se poi alla fine l'Inter vince il campionato, cosa fai? Dici che è un anno fallimentare? Secondo me no. Ma il problema è che tanti non lo direbbero neanche se non vincesse lo scudetto. Secondo me, se non vincesse lo scudetto, sarebbe un anno fallimentare. Ma tanti... È chiaro che a questo punto, cambia l'annata. Cambia completamente. Sono d'accordissimo. Devo andare in pubblicità, ci vuole la tassativa. Ma torniamo subito, anche perché devo parlare di Lukaku Ibrahimovic, due colossi a confronto in questo derby che si avvicina con la velocità della luce. Tra poco. Perché affidarti a un dentista Dental Pro? 1. Ti dà sicurezza. Per lavorare qui ha superato la selezione del nostro comitato medico-scientifico. 2. Fa parte di un grande gruppo e oltre a lui puoi contare su dentisti esperti anche in altre branche dell'odontoiatria. E 3. È chiaro. Ti spiega il piano di cura passo dopo passo. Dental Pro. È meglio contare fino a 3 prima di aprire bocca. Chiama l'800-326-326. La partita è entrata subito nel vivo. Portarla a casa è un must per entrambe le squadre. Ed ecco che il pallone nei piedi di Quiz, che cerca sondaggi. Sondaggi avanza e serve dirette, che la mette al centro per curiosità. Parte il tiro ed è in rete! Che spettacolo! Ha segnato Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere il calcio. Scopri di più su www.starcasino.sport.
Chimoto, concessionario Moto Guzzi a Paderno Dugnano. L'Aquila di Mandello compie 100 anni. Da Chimoto troverai speciali offerte su tutta la gamma. Da V7, la classica Neo Café, a V85, l'enduro stradale mix di tradizione e innovazione. Moto Guzzi, guida la storia italiana. Ti aspettiamo da Chimoto. Pogliani Moto non è solo moto, ma anche tutto un mondo di abbigliamento e accessori. Qui potete trovare caschi, giubbini, paraschiena, quindi protezioni, guanti, venite qui, c'è tutto. Pogliani a Sesto San Giovanni. Air Action Vigorsol. Keep it fresh. Problemi di udito? La soluzione è Audio Pharma. Chiama subito il numero verde 800 121 930. Torna a sentire e a vivere la musica, i tuoi programmi TV preferiti, gli amici, gli affetti più cari. Prenota subito il tuo test gratuito. Gli specialisti di Audio Pharma sono a vostra disposizione per scoprire insieme a voi il vostro livello uditivo e in seguito offrirvi la soluzione al problema. Chiama subito senza impegno 800 121 930. Potrai conoscere il centro Audiofarma o la farmacia convenzionata più vicino a casa tua. Audiofarma. Senti meglio, sorridi di più. Sul web audiofarma.it. Mai come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere. Alla Mondo Flex sono iniziati i saldi invernali. Venite nei nostri negozi, troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi. Una rete con alzata a motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare, con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente a soli 390 euro. Un materasso in memory a lavorazione massaggiante, dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria a soli 340 euro. E poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo. Dimenticavo, con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli in promozione o in saldo. Vi aspetto! Golia Active Plus freschezza balsamica. Respira Golia. Ben ritrovati Milan-Inter, in programma domenica alle 15 e anche insomma Zlatan Ibrahimovic contro Romelu Lukaku, no? Soprattutto dopo quello che è successo nel derby di Coppa Italia, tante le domande, si saluteranno, però faranno pace. Spegniamo, cosa? No, spegniamo i microfoni, perché insomma... Mamma mia, chissà cosa... Io non oso immaginare, credo che non si siano mai chiesti scusa a mezzo stampa e neanche, insomma, privatamente, anche perché non correva buon sangue già dai tempi, no? Del Manchester United. Lukaku ha 28 anni, già 300 gol in carriera, Ibrahimovic ha siglato, insomma, il 501esimo gol. Due colossi, due mostri sacri. Tacconi, ti piacciono questi due campioni? Chi ti piace di più e in cosa e perché? Ma sono due... tipologie diverse. Uno è un anziano dove ha ancora voglia di... anziano. Anziano. Per il calcio. Come te. Calcio. Adesso ti no, ma ormai, a te. Ormai nel calcio sono tutti anziani. Cioè i migliori sono tutti anziani. Che hanno tanta esperienza. Insomma, è uno che da... sicuramente nello spogliatoio è fondamentale, perché ti dà lo stimolo, ti dà la carica, ti dà quella voglia di reagire, ti dà gli scappi se sbagli. Ecco, bravo. Vabbè, ma no, un po' tutto ti dà, ecco. No, è un mix completo. Da quando è arrivato Ibra, credo che il Milan sia migliorato tantissimo anche sul piano caratteriale, insomma. Sì. Che gli altri ti seguono, e uno un po' pazzo. Adesso ne è arrivato un altro che è Mandzukic. Sì, ma mi sa che con Ibra spazio poco, Sono in due. Con no, adesso giovedì dovrebbe giocare. Daranno spazio a Mandzukic. Beh, anche perché deve andare a Sanremo Ibra. Le tre volte che è entrato, anche se poco, però cioè,
vedevo che ha bisogno di minutaggio, anche perché se non lo fai giocare diventa anche difficile per lui, che secondo me giocatore che nelle prossime gare può rendersi veramente utile, però ha bisogno veramente di entrare in campo con una condizione differente, allora sì che può fare anche lui la differenza. Ma poi parleremo anche di questa convivenza, insomma, che non lo so, credo che Ibrahimovic escluda Mandzukic, Ibra vuole stare sempre in campo, quindi insomma i due insieme si pestano un po' i piedi, però magari sarà bravo Pioli a trovare il giusto mix. Da allenatore, Lukaku, Ibra, peso specifico, chi lo dà, chi ne dà di più? In questo momento, ecco, anche, analizziamo proprio il momento attuale, di forma. Fino a ieri poteva sicuramente Ibra. Spostava di più. Spostava di più l'equilibrio, anche perché Lukaku, le ultime prestazioni non sono state positive. No, è vero, anche Coppa Italia. Poi ha spostato Parolo. E allora, quel gol. Dopo invece, dopo l'ultima domenica, sia lui che Lautaro hanno fatto una prestazione di livello. Diciamo che domenica non c'è stata partita, perché l'Inter ha giocato bene in ogni reparto, è riuscita a dar fastidio, a annichilire la Lazio, che è una squadra forte, ma a non far impensierire la difesa dell'Inter. Cioè, la Lazio ha giocato anche la sua partita, l'ha fatta, però è stata impalpabile. È stata una Lazio che non... Però Ricky... Sì, sì, è vero, è vero. Io devo dire che la Lazio, cioè, giocava, cioè, l'Inter è stata un'Inter operaia a tratti, perché poi... sapeva che di fronte aveva una squadra di tutto rispetto, perciò sapeva le qualità dell'Inter, invece sono stati corti, chiusi, una squadra che in 30 metri c'era veramente le due squadre, e diventa difficile anche trovare lo spazio, e così facendo, sapendo che la Lazio a lei piace giocare, certo, e portare tanti uomini con giocatori veloci come Lukaku. Abbiamo visto quell'occasione. Sono state le quattro volte, cinque che sono arrivati, sì. Cioè, hanno fatto comunque tre gol e due l'hanno sfiorati. Però, sono andati lì. Anche un'altra cosa che nella partita mi è piaciuta, e ho visto alcune giocate di Eriksen. Cioè, tante volte è vero che la Lazio portava tanti giocatori a offendere nella metà campo dell'Inter, e l'Inter ripartiva, però capitavano anche delle azioni dove la Lazio era chiusa, si abbassava, e Eriksen ha fatto due o tre giocate da filtrante dentro l'area. Anche in quel ruolo ti è piaciuto, vicino a Brozovic, non l'alter ego di Brozovic, ma a mezzala anche lui. Lui deve fare il trequarti. Con Conte non Conte non snaturerà mai il modulo per... Ma chi più uomo squadra? Ci ha provato senza convinzione. Sono d'accordo, lui l'ha detto anche dopo la partita, ho provato a cambiare anche il modulo per lui, non è vero, non ci ha mai provato con convinzione. Messi è portato in vantaggio a Barcellona. Bisogna dirlo, perché c'è PSG-Barcellona, domani tocca alla Juve, impegnata nella trasferta di Oporto contro il Porto, più uomo squadra, Lukaku o Ibra, caro Gianluca? È una bella domanda, credo effettivamente qualche volta Lukaku sia mancato in qualche sfida decisiva, però con grande poi continuità, comunque diciamo che anche se con qualche pausa, però continuamente è una presenza importante, credo che siano due giocatori fondamentali per queste squadre, anche perché parliamoci chiaro, le alternative io poi dopo questi due giocatori sì ci sono, ma non sono poi, non è la stessa cosa, posta l'equilibrio della squadra, da un livello alto si abbassa. Faccio fatica a dire quale dei due sposta di più. Allora ti faccio un'altra domanda, posto che sono due fuori classe, due extraterrestri, qual è la squadra, cioè gli spostati sono più forti, nel senso la squadra trascinata è più forte, l'Inter o il Milan, come gli 11 è in campo, lascia stare le rose, la panchina che c'è la più lunga, Negli 11 contro 11, secondo me l'Inter nel complesso, la squadra è non solo del Milan ma più forte del campionato, negli 11 secondo me. Poi chiaramente è chiaro che le altre sono, non è che sono, c'è un divario tra l'Inter e le altre enorme, le altre sono lì, perché comunque anche l'11 della Juve, l'11 del Milan stesso comunque non è molto lontano, anche della Lazio, della Roma. L'11 della Roma, l'11 della Lazio, ci metto anche l'11 dell'Atalanta, che comunque
quando ci sono, ripeto, Atalanta non ha una panchina lunghissima. Sono troppi 11. 11, 22, 33, 44, 55, siamo arrivati. E beh, ragazzi, sono 10, le 7 sorelle. 7 squadre, sono 7 in 10, sorelle. Cioè, 7 squadre in 10 punti, penso che da 40-50 punti c'è dentro il mondo di milanesi, romani, squadre, l'Atalanta, insomma, i valori, forti e attrezzate, ragazzi. Ci siamo Napoli, ma io credo, certo, che i valori Napoli non siano così... questo divario tra, sì, la migliore e la peggiore. E infatti sono lì. Sì, la classifica rispecchia, insomma, anche i valori in campo. Questa è veramente tassativa. Devo secondo andare in pubblicità. Torniamo perché stiamo aspettando di Livio Colonnese. Tra poco interverranno con noi. A tra poco restate con noi, mi raccomando, Alta Classifica. Speravo più. Ti trovo in forma? Sì, dai, me la cavo. E tu? Cosa hai deciso? Hai riflettuto? Non lo so. Ammorti tutti. I dubbi aiutano. I dubbi aiutano. Speriamo. Ci rivedremo ancora. Certo, che domanda. A presto. Devi volerti bene. La partita è entrata subito nel vivo. Portarla a casa è un must per entrambe le squadre. Ed ecco che il pallone è nei piedi di Quiz, che cerca sondaggi. Sondaggi avanza e serve dirette, che la mette al centro per curiosità. Parte il tiro ed è in rete! Che spettacolo! Ha segnato Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere il calcio. Scopri di più su www.starcasino.sport. Perché scegliere Dental Pro per l'implantologia? 1. Perché qui trovi dentisti selezionati dal nostro comitato medico-scientifico. 2. Lavoriamo con materiali scelti in base a un protocollo certificato e con tecnologie digitali funzionali alla sicurezza del paziente. E 3. Puoi chiedere pagamenti dilazionati con la rata più adatta a te. Dental Pro. È meglio contare fino a 3 prima di aprire bocca. Chiama l'800-326-326. Golia Active Plus freschezza balsamica. Respira Golia. Fanno male gli interventi di implantologia? Come faccio ad avere denti più sani? Posso avere denti più sani? Ho una caglia e devo curare la sua assistenza. Fa male tagliare i denti dei Primo e Caredent rispondono alle tue domande con oltre 140 centri al servizio del tuo sorriso. Chiama l'800-583-998. Informarsi è il primo passo per prevenire.
Ben ritrovati, e allora è con grande piacere che spalanchiamo le nostre porte, facciamo entrare un nostro amico. A proposito di Champions, la Juventus domani impegnata nell'andata degli ottavi di finale contro il Porto, insomma questa Champions ambitissima, c'è chi l'ha sollevata, l'ha alzata al cielo, e insomma una bandiera della Juventus, un grande calciatore, un allenatore, una grande persona, Angelo Di Livio, qui con noi. Buonasera Angelo, un abbraccio. Ciao, buonasera a tutti. Oui, Angelo, qui stavamo parlando di derby, perché a Milano non solo non si parla d'altro, sembra che domenica sia domani, vabbè il tempo corre, noi ci portiamo avanti, quindi ti chiedo, insomma, come arrivano? Ecco, noi stavamo parlando di Ibrahimovic e Lukaku, chi potrebbe spostare di più l'equilibrio a favore dell'uno o dell'altra squadra, pregi e difetti dell'una e dell'altra squadra, dai, a te la palla. No, beh, diciamo che sono due squadre che arrivano da due momenti completamente diversi, l'Inter... giocando una partita straordinaria contro un avversario importante come la Lazio, e il Milan deludente contro lo Spezia, anche secondo me un po' umiliato, però questo fa parte del calcio. No, non ti so dire quale sarà il risultato, perché in queste partite poi può succedere di tutto. È chiaro che una vittoria dell'Inter potrebbe dare veramente un segnale importante al campionato, però è da giocare, una partita da giocare tutta. Lukaku da una parte, Ibra dall'altra, sono due straordinari campioni, ma secondo me anche le due squadre hanno qualità importanti, non solo Lukaku e Ibra, ci sono delle idee importanti nei singoli, nel collettivo. Ma Angelo, tu pensi che, perché ci sta, la partita più importante, una delle partite più importanti della stagione, arrivi in un momento diverso, cioè l'Inter è lanciata, comunque è lanciata sia per prestazioni, non soltanto quella contro la Lazio, no? Inizia a non prendere gol, fa tanti gol, quindi ha trovato veramente una quadratura Conte. Il Milan è la sconfitta più brutta, lo ha detto Pioli, è mancato tutto, mentalità, tattica, senso di gioco, tutto, e c'è da capire il perché, se tutti sono crollati contemporaneamente o una giornataccia, cioè è più favorita l'Inter, se stiamo a guardare, no? Sì, assolutamente sì, però in queste partite secondo me non c'è una favorita. Io credo che comunque il Milan è stato troppo brutto per essere vero. Cioè, quello non è il Milan. Cioè, nel senso, io tutto rispetto per lo Spezia che ha giocato un calcio veramente incredibile, ci ha fatto veramente brillare gli occhi, ma quello non è il Milan. Io credo in una grande prova di forza, di riscatto da parte della squadra di Pioli. Vedremo una bellissima partita, secondo me. Questo è vero, sicuramente, dove insomma forse la tattica non la farà da padrona, ma poi ci sarà il carattere, no? La voglia di la personalità, queste partite si giocano, non si preparano, ma tutti dicono così, sarà vero. Bah. Il bello è la fortuna in questa settimana che hai comunque da giocare domani, perché in certi momenti... ma tu la vedi come fortuna, ma sarà una fortuna questa trasferta di Belgrado? Maspero, mi hai letto nel pensiero, Maspero, Savoldi, anche tu pensavi questo. Ma anche perché ci sarà, terza volta che ci sarà un po' di turnover, però devo dire che è sempre meglio andare a scendere in campo dopo una prestazione del genere, perché la possibilità è normale che poi nel calcio si può anche perdere, ma il derby è proprio una partita a sé, ma come diceva Angelo, talmente brutti, ma anche a livello fisico, cioè, abbiamo visto proprio svuotati, c'erano dei giocatori addirittura che... Cioè, il Çalhanoğlu è stato troppo in campo, secondo me, per quello che stava facendo. Addirittura ha tolto Leao, che non è stato bello, però per la partita che era, ma devi togliere Çalhanoğlu, non lo devi mettere a sinistra. Quindi errori di Pioli, mettendo sul banco degli imputati. Pioli è intoccabile. Situazione, comunque sia, i giocatori, un po', forse non dico presunzione perché è brutto, però sai, l'allenatore ha voluto recuperare, secondo me, Çalhanoğlu e insistere su Bennacer. Bennacer
contro una squadra ha detto, vabbè, tanto, anche se non sono in grandi condizioni, faranno meglio. Ha sottovalutato lo spettro. Secondo me, Pioli anche se veniva dopo la partita del Sassuolo, che aveva vinto il Sassuolo, perciò tanto da sottovalutare non era. Però il fatto di essere comunque prima in classifica e poter anche, secondo me, schierare giocatori non al 100%, sta. Secondo me, ma... Oltre che a loro, purtroppo sono stati gli altri otto certo. che non hanno aiutato. Stefano, di Livio, Stefano, poi volevo sentire Savoldi. Vai, Angelo. No, volevo dire a Stefano che sono d'accordo con quello che dice lui, però quando tu lo sai benissimo, quando sei primo in classifica, poi conosci l'avversario e sai quanto ti può mettere in difficoltà lo Spezia. Quindi secondo me non è stato proprio sottovalutato. Io non so dare una spiegazione per quello che è successo al Milan, ma tutti quanti hanno sbagliato partita. Cioè lo Spezia arrivava prima sul pallone, quindi credo, non lo so quello che sia successo, sinceramente. È stata tirata troppo la corda, solo hanno avuto un crollo fisico. L'aspetto tattico del Milan. Il Milan vinceva perché a livello tattico erano tutti attenti, erano sempre presenti in ogni zona del campo. E invece nell'ultima partita proprio c'è stato un scollamento di sì. tutte le parti, i bravanti, i centrocampisti che non accompagnavano, la difesa che non saliva, è stata una serie di componenti che hanno fatto sì una partita dove non fai un tiro in porta, dopo non fai... sempre, quando arrivi dopo sul pallone senza giocare senza palla le dura, e quando ce l'hai sbagli anche le cose più... ma ragazzi, ci sta a criticare anche l'allenatore, dire che forse Benasser e Çalhanoğlu poteva ostinarsi meno a tenerli insieme per farli andare in forma. Poi lascio la parola, però durante la settimana riesci comunque ad avere il termometro, no? Capire, certo. anche se non sei al 100%, sei all'85% contro lo Spezia, con tutto rispetto, perché adesso ne avranno ancora di più rispetto. Però lo Spezia ha sempre giocato bene. Poteva anche pensare di schierare una squadra al 100%. Ma ci sta, Savoldi, ravvisi delle lacune anche da parte dell'allenatore. Ma io faccio fatica a dare responsabilità a Pioli, nel senso che non credo che non abbia preparato la partita, non si aspettasse questo tipo di partita, perché come dicevamo prima, non mi ricordo chi tra noi diceva che col Sassuolo aveva fatto questo tipo di partita, io me lo ricordo benissimo, aveva rischiato tantissimo lo Spezia, quindi ed è questo un po' lo Spezia quest'anno, quindi diciamo che non credo che non fosse pronto Pioli a questo tipo di partita. Probabilmente non erano pronti i giocatori in campo a questo tipo di approccio mentale, aggressivo, non solo dal punto di vista tattico, ma anche proprio dal punto di vista mentale e fisico, che secondo me ha sopraffatto i giocatori del Milan pesantemente. E qui... Ma non è stanco questo Milan, non ha tirato al massimo e ha rotto il motore? Brava Giovanna, stavo appunto concludendo dicendo, secondo me, un pochino, come dicevamo prima all'inizio, in una giornata dove... troppi giocatori erano assenti, nel senso che erano in campo ma non erano presenti, sì. E quindi che il Milan non si può permettere, anche perché, ribadisco, il turnover Milan lo deve fare per forza. Beh. Ma non ha, come dice, torniamo al discorso prima, non ha secondo me la rosa della Juventus. L'alternativa all'altezza dei titolari. Caro Di Livio, vuoi finire sul Milan, dire tu una chiosa e poi parto con la Juve, eh? Volevi finire, rincuorare Ragno? Credo... Sì, no, ma Stefano non ha bisogno di essere rincuorato. Io credo che ci sono delle sconfitte che ti possono servire in un determinato momento del campionato, e questa per il Milan è troppo umiliante. Quindi secondo me, da quello che posso prevedere io mi aspetto una grande riscossa da parte di tutti. Domenica c'è il derby, la partita difficile, però vedremo sicuramente un altro Milan. E con una vittoria del Milan ci sarebbe il controsorpasso comunque. Certo, perché sono lì a un punto, quindi insomma ogni puntata, ogni come dire, partita è così, ti dà questa possibilità. Allora, due domande per te, una sulla tua Juve, che sembra un po' un gambero, no? Fa tre passi avanti e uno indietro, Pirlo incensato anche lì, grande, ha trovato l'equilibrio, poi dopo insomma mi scivola sul Napoli. Però c'è la Champions che può subito rimettere in carreggiata tutto, no? Quindi medicina, Champions come medicina, ma dimmi perché fa quel passo indietro anche, se hai... Per una loro medicina, difficile. Per noi invece una ammazzolata se perde. Ma loro hanno la rosa, tu non ce l'hai, hai capito? La panchina profonda. Hai ragione. Posso premettere una cosa, non so se
i tanti amici lì in studio sono d'accordo. La Juve perde a Napoli con un rigore scandaloso, secondo il mio punto di vista, perché veramente io non ho visto fallo da parte di Chiellini, quella è una presa di posizione. Però purtroppo dobbiamo parlare di un'altra sconfitta. La Juve, quando sta lì lì per fare il salto di qualità, questa Juve purtroppo le perde tutte. Adesso domani si riaffaccia nella competizione più importante, forse quella competizione che in questi anni stanno provando di raggiungere, perché però purtroppo non ci sono mai riusciti. Hanno un turno sulla carta molto favorevole, però mai fidarsi di un avversario. No, io sto parlando della Champions. Col Porto, sì. Sì, col Porto, perché l'obiettivo, secondo me, l'obiettivo primario è anche quello, inconsciamente, sì. Anche se ci sono avversari molto più forti, però nel calcio mai dire mai. Abbiamo imparato questo, tra l'altro a proposito di Juve, Bonucci Capò in difesa De Ligt con Chiellini e poi in attacco CR7 Morata, che era la coppia invocata anche in Coppa Italia da qualcuno, poi invece aveva preferito Kulusevski a Morata. Ti devo chiedere una cosa su Hakimi, perché voglio sapere da te, visto insomma che hai ricoperto, no, quel ruolo, se secondo te Hakimi è un'ala destra, è un quinto di attacco oppure è un terzino che ama partire da lontano e galoppare? Cos'è principalmente? Per poi forse un po' tutte e tre le cose, ma principalmente? Per me è un quinto d'attacco. Deve avere una certa protezione dietro le spalle. Secondo me non è un quarto, forse un'ala destra lo potrebbe essere a quattro, sicuramente sì, però... Quinto in questo modulo, secondo me è la sua perfezione. Sei stato chiarissimo, Angelo. Tacconi, tu sei d'accordo con Di Livio anche no, sul discorso io, che io capisco solo di un quarto di vino, un quinto di un quinto d'attacco. No, non ci ho capito niente. Questo parcellizzare l'attacco, no, ma una perché? Volta era mezz'ala, mezza punta. Allora un quinto, un quarto, un quartino. Ti è piaciuto? Lo so. Stefano, ci dobbiamo adeguare, Stefano. Adeguare ai numeri. Ormai si parla così, bisogna aggredire lo spazio. Insomma, è così, no? Prima aggredire lo facciamo spazio. Facciamo un quartino, un vinello bianco. Ti aspettiamo qui perché, come hai capito, il clima è goliardico, Angelo. Quando vuoi, bravi, mi aspetto bravi. A te. Va bene. Quando si potrà, molto volentieri. Grazie, buonasera a tutti. Ciao, speriamo ciao, presto Angelo. Davvero. Grazie Angelino Di Livio. Noi ci fermiamo per un piccolissimo break, ma torniamo. Abbiamo ancora all'appello, perché come in classe manca Ciccio Colonnese. Tra poco, da un momento all'altro, pam! Quando arriverà, facciamo un quartino di vino? Tra poco. Mai come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere. Alla Mondoflex sono iniziati i saldi invernali. Venite nei nostri negozi, troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi. Una rete con alzata a motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare, con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente a soli 390 euro. Un materasso in memory a lavorazione massaggiante, dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria a soli 340 euro. E poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo. Dimenticavo, con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli in promozione o in saldo. Vi aspetto! Ducati Milano, gli specialisti delle due ruote. Da oltre 20 anni siamo concessionari esclusivi per la città di Milano e provincia. Da noi troverai un salone di moto nuove con tutta la gamma in esposizione, un vasto salone di moto usate, un reparto abbigliamento e di accessori ed un'officina tecnica specializzata. E poi tanta, tanta passione. Ti aspettiamo! Action Vigorsol. Keep it fresh.
Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Benvenuti al gruppo Fassina. Un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli, colorazioni e motorizzazioni, tutti esposti in un unico, grande e moderno salone. Per la tua nuova auto fai la scelta giusta, scegli Fassina. Ben ritrovati, eccoci qui ancora ad Derby e ancora voglio parlare e partire da Eragno così per ricordargli questo Milan che veramente ha avuto un crollo in tutte le sue componenti, no? E dice mancato Ibrahimovic, sono mancati tutti, quindi un calo fisico. Nel 2021 tre sconfitte, quindi un 2021 veramente nero, una panchina corta, degli acquisti che sembrano, non dico aver peggiorato, ma comunque non migliorato il rendimento. Molto positiva, eh? E in tutto questo no, corta, dai Ragno, non è tanto trovami, devi rincorrere per la prima volta adesso non è corta, dai. No, si sta recuperando anche alcuni giocatori importanti, perciò Rebic, peccato Rebic, perché Rebic quest'anno non ha potuto dare grande continuità fra il Covid, il braccio, adesso che era rientrato ha fatto anche due gol, perciò mentalmente stava anche bene, perché si sa, abbiamo qui dei giocatori che quando te comunque mentalmente stai bene puoi dare veramente una mano. È così, ma purtroppo il calcio, ma è meglio perdere così, essendo stati veramente così brutti, no? Che perdere. Ma avrà la forza di reagire, perché poi adesso a parte gli scherzi. Ma io non voglio buttarli. Ma l'hai detta te. Perché per me sta andando sopra le è andato sempre un po' al di là del limite. È successo che ha perso non così nettamente contro una squadra di tutto rispetto, però sicuramente un Milan diverso avrebbe potuto portare a casa la partita. Però il calcio è questo. Però cosa c'è di bello? Che il derby è una partita a sé, giochi contro una grande squadra, è stimolante e il Milan non ha mai fatto grandi, brutte figure nel derby, anzi ce l'ha sempre giocata, forse qualche partita è stata anche un pochettino stretta nel risultato, ma nel gioco ha sempre fatto la sua partita. Mentalmente arrivano con una mentalità diversa, perché una sta bene, l'altra avrà anche sul groppone anche una partita che speriamo che vada giovedì a Belgrado. Però il derby, ripeto, è una partita talmente che meno si parla meglio è, e i giocatori sapranno già cosa fare. Questo Ibra che va a Sanremo. Adesso andiamo, perché voglio dire, si parla per me per forza, perché può deconcentrare il giocatore più importante che ha bisogno di concentrazione. Perché non si parla per questo, fa bene. Maspero, hai ragione, ma è il mio pane quotidiano, la distrazione, Milanello, Sanremo, e poi una volta va, ma non tutti i giorni, allora mi fate gli sconti, quattro volte, non una volta, può condizionare. Savoldi, tu saresti andato a Sanremo o manderesti uno dei tuoi ragazzi, avresti avallato questa decisione? Ma guarda, in quest'epoca veramente sta succedendo di tutto con i media, sono cambiati i rapporti, le relazioni, eccetera. Io non la concepisco come cosa, perlomeno, come hai detto giustamente tu, una serata assolutamente ci può stare, fai un viaggio, torni e buonanotte, no? Però credo che quattro serate, non so, in un momento come questo, io credo non sia un bel segnale. E per quanto riguarda, ne approfitto per aggiungere che sono d'accordo con te quando dicevi che secondo me il Milan, comunque non dimentichiamoci che per il discorso che facevo prima è andato sempre al limite o anche spesso oltre il limite, oltre i suoi limiti, quindi innanzitutto ci sta, è fisiologico, certo, che abbia avuto un po'
come ti posso, un down, diciamolo così, un momento, e poi comunque ribadisco, secondo me la partita per questo scudetto se la giocano. Io sono andato a fare l'Avio, vedi, lo sapevo, mi stavo guardando, vai racconta, no, io sono racconta. Andato a Sanremo quando giocavi col mitico Scogli, ecco. Nel 94 quando mi ha detto mister, io devo andare a Sanremo, mi hanno invitato, tu puoi fare quello che vuoi. Bello, sono andato a Sanremo, ho cantato malissimo, ma non avevi preso la tonalità giusta, adesso... dai, la tonalità giusta. Io amo, l'ho sbagliata tutta perché Pippo Baudo con la Parietti me l'hanno fatta rifare tre volte. Io amo di Fausto Leali? Sì, una diretta, una roba... cioè, ho capito cosa vuol dire Sanremo con quell'occhio di bue, che vedi solo sto occhio di bue. Eri emozionato pure tu. Un disastro, il taccone emozionato a Sanremo. Dato più lì che in tutta la sua carriera. Sì, esatto, che in tutte le finali e le Però, partite fondamentali. Quando giocavo a Genova, Scoglio, la società mia, hanno mandato a Sanremo perché... Primo, più vicino. Secondo, una volta soltanto. Adesso come lo faresti? Ibrahimovic cosa gli faresti fare? Lo manderesti o no? Una volta, ma può andare, cioè, insomma... No, questo non è concepibile. No, il fatto che comunque un professionista... Sabato giocano, domenica. Anche lui, vedi, non è d'accordo. Domenica. Adesso sei... purtroppo abbiamo tutti ci è rimasta in mente la partita di Spezia, ma non per quello, ma a prescindere da quello non può un giocatore del genere, anche se avesse vinto, con l'importanza che ha e soprattutto con la carta d'identità che ha, ogni singolo viaggio lo puoi pagare, cioè sono 4 ore e mezza, arrivi a casa all'1. Sì, puoi essere professionista finché vuoi, però questo è mancanza di rispetto. Poi se la società si era messa d'accordo alla firma del contratto. Sì, già, così, no? così è. E allora, sai, così è. Così dovevi stopparlo subito, ma io non concepisco che comunque un giocatore, un professionista, si possa fare 5 serate a Sanremo. Poi parliamo del giocatore più importante, e più fondamentale. Poi cosa fa? Ma no, non canta come te, oltretutto, ospite questo d'onore, no. Ma non credo canti, poi non si sa. Maspero, ma manca, è mancata, sta mancando un po' di rabbia questo Milan, è un po' questa la cosa. L'ultima partita ha dimostrato questo, l'ultima partita ha dimostrato che il Milan non è sceso in campo, ha subito il gioco dello Spezia, la pressione dello Spezia, ed è un Milan senza idee che non ha messo... in campo quella rabbia, quella grinta, quella determinazione che ti serve per poter vincere una partita. Probabilmente pensavano che il fatto di essere primi in classifica, il fatto di avere davanti Ibra o di avere Leao o Çalhanoğlu, che sono giocatori di qualità immense, che in un momento, da un momento all'altro ti potevano risolvere la partita. E invece così non è stato, perché io ho sempre detto che il Milan ha vinto, è vero, per Ibra, per questi giocatori di qualità, ma ha vinto perché ha dimostrato sempre in ogni partita di essere una squadra, di essere un collettivo, di avere delle idee e di avere una vera identità. E invece nella partita di nell'ultima partita è mancato tutto improvvisamente, tutto da parte di tutti. Ma Savoldi, secondo te, anche insomma rispetto a quello che dicevi dell'Inter, che comunque ha la rosa più forte all'inizio del campionato, lo dicevamo un po' tutti, sta partendo un po' la fase 2, quella del distacco, secondo te, giusto per dare una buona notizia a Ragno, cioè il derby potrà essere la partita della fuga? Stasera c'erai con lui, proprio stai girando il coltello nella è un amico, gli voglio troppo bene, a parte credo che sicuramente questo distacco dell'Inter, piccolo distacco, tenderà a aumentare per i motivi che ho già spiegato prima, quindi sicuramente sì, sono curioso di sapere la reazione, quale sarà la reazione del Milan, perché comunque come abbiamo detto prima, forse lo diceva il mister, che potrebbe anche far bene questo tipo di batosta. Credo che sia un bivio, no? Lo spartiacque. La sì. Reazione a questo tipo di sconfitta deciderà il prossimo campionato. Che poi devono stare attenti anche alla partita della Juve, che è una partita facile. Col Crotone lunedì. Crotone. Sì. Cioè, un passo falso. Facile. Vabbè, un attimo che ne hai due che ti superano, dice Tacconi, voglio dire. Un passo forte. Io starei attento a dire bello. Sì. Magari col pubblico a Torino
potrebbe essere diverso. Senza pubblico, no. Puoi vedere, Crotone non è una squadra. Attento! Il primo tempo con però Milan se vince il Milan, il derby, vince la Juve con Crotone, è dimenticato la sconfitta di Napoli, vabbè. È dimenticato la vittoria dell'Inter. Comunque ragazzi, Lukaku specialista, siamo sempre lì, volte al Milan, hai una partita da recuperare. La Juventus ha perso dei punti a Crotone, è l'andata. Lo so, se lo ricordo. Gioco, sicuramente non farà lo stesso errore, anche perché comunque le sono differenti, però... Però sulla carta... No, partite semplici, secondo me quest'anno ce ne sono poche, anche perché tutte le squadre si sono rinforzate, il campionato è bello anche per questo, perché partite scontate, secondo me, non esistono. Comunque ragazzi, ricordiamo che Lukaku con questi due gol e un assist, vabbè l'assist non conta nella classifica marcatori, ha agganciato Ronaldo, adesso sono primi in classifica, no? Nella classifica marcatori, quindi veramente un giocatore straordinario. Ma io sul Milan non voglio... Io ho sempre detto che stava facendo qualcosa al di sopra delle proprie capacità, e se arriva tra i primi quattro è questo che si chiede al Milan. All'Inter si chiedeva di vincere lo scudetto, bisogna essere chiari, quindi sto spezzando una lancia a favore del Milan. L'Inter non si deve nascondere, non però, più. Però qualitativamente il Milan, negli 11 titolari, secondo me non sono... Cioè non sono da meno dell'Inter, no, ho capito. Gli 11 titolari del Milan... sì, se la in questo momento ha dimostrato di essere una grande squadra. Noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo con Ciccio Colonnese in collegamento Skype. Ciao, a tra poco. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Perché scegliere Dental Pro? 1. È fidato. È il più grande gruppo di cure dentali in Italia ed è stato scelto da oltre 1 milione di pazienti. 2. È facile, vicino a casa o al lavoro, aperto dalle 9 alle 20 anche la domenica. E 3. È chiaro. Ti viene spiegato il piano di cura passo dopo passo, anche nel prezzo. Dental Pro. È meglio contare fino a 3 prima di aprire bocca. Dental Pro. Chiama l'800-326-326. La partita è entrata subito nel vivo. Portarla a casa è un must per entrambe le squadre. Ed ecco che il pallone nei piedi di Quiz, che cerca sondaggi. Sondaggi avanza e serve dirette, che la mette al centro per curiosità. Parte il tiro ed è in rete! Che spettacolo! Ha segnato Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere il calcio. Scopri di più su www.starcasino.sport. Golia Active Plus freschezza balsamica. Respira Golia. Centralina Selletro riprogrammabile. Filtri aria. Qua kit aspirazione diretta K-Air. Va bene. Sound booster. Molle. Ammortizzatori. Ok. E un bel ammortizzatore Bilstein V8. Scarico. Remus. Sport Exhaust. Ok. Pedal booster. Ciapati. Hai proprio tutto. Sono 32 anni che facciamo sto lavoro. Siamo i re del tuning. Cosa devo dirti? Air Action Vigorsol. Keep it fresh. Fanno male gli interventi di implantologia? Come faccio ad avere denti più sani? Posso avere denti più sani? Ho una cista e devo curare la sua assistente. Fa male tagliare i denti del giorno? Primo e Caredent rispondono alle tue domande con oltre 140 centri al servizio del tuo sorriso. Chiama l'800-583-998. Informarsi è il primo passo per prevenire. Golia Active Plus freschezza balsamica. Respira Golia.
Ben ritrovati e con grandissimo piacere che do il benvenuto ad uno degli interisti, forse l'interista più famoso nel mondo, perché ha raccontato una aneddoto. È vero. Allora, una parola solo, un nome e un cognome. Ciccio Colonnese, benvenuto Ciccio, è vero. Racconta buonasera, quell'episodio. Buonasera a voi. Eravate in Cina, Ciccio, e tutti gridavano il tuo nome, solo il tuo nome. È vero? No. È vero, ma forse era perché era facile, Ciccio era facile, allora forse Ciccio. Ma ascolta Ciccio, ma insomma di derby ne hai giocati, no? Si dice sempre il derby non è una partita che si prepara, si gioca, però poi è vero, cioè nelle segrete stanze i vostri allenatori, gli allenatori vi facevano una capa tanta, si studiava meticolosamente l'avversario o vi diceva, insomma vi preparava più psicologicamente? No, si studiava l'avversario, come no, si studiava l'avversario, poi prima si giocava marcature a uomo, quindi insomma l'avversario andava studiato attentamente perché altrimenti insomma era colpa tua se l'avversario faceva gol. Adesso è tutto diverso, però insomma lo studio c'è anche adesso, e il derby col pubblico sicuramente è un altro derby, insomma senza pubblico è un derby sicuramente importante, ma insomma col pubblico ha sicuramente un'altra attenzione. Ma se tu ti fossi dovuto trovare davanti Lukaku o Ibrahimovic e avessi potuto scegliere chi non trovarti davanti, chi non marcare? sì, esatto. Sai, chi non, Ma un derby io mi sono trovato il UEA, insomma, non è che era meno. Era così. Però sono due, entrambi i due campioni, due giocatori forti fisicamente, forse Lukaku in questo momento è in più forma, Ibra insomma settimana scorsa non è stato decisivo con lo Spezia, anche se insomma settimane prima era stato molto decisivo, però Lukaku in questo momento fa molta più paura perché ha una progressione eccezionale, abbiamo visto domenica negli spazi è veramente immarcabile, quindi insomma in questo momento tra i due è da scegliere sicuramente Lukaku. Sì, poi ti lascio agli ospiti che sono anche amici, ho solo quest'ultima domanda, possiamo dire senza mezzi termini e senza girarci intorno che l'Inter arriva a questo derby favorita e è la favorita per vincere lo scudetto? Ma io l'ho detto anche l'altra volta con voi, l'Inter la reputo la squadra più forte che c'è in Italia. In Europa non l'ha dimostrato, ma in Italia è forte, ha la difesa secondo me più forte, strutturata in questo modo di giocare, perché non va più ad aggredire alta nella metà campo avversaria e quindi ha meno spazio da correre per i suoi difensori e quindi sono bravissimi negli spazi stretti perché sono entrambi forti fisicamente, insomma hanno tutto. E ha secondo me i due attaccanti che si completano meglio di tutti in Serie A, perché ha il giocatore forte fisicamente che è Lukaku, il giocatore piccolo che gli gira dietro che è Martinez, che fa gol, e in più è anche un giocatore che aiuta tantissimo la squadra in fase di non possesso perché fa un pressing asfissiante sui giocatori avversari, quindi per chi ha giocato a calcio sa che insomma è importante un giocatore così. Ecco, Ciccio, scusa, è una mia curiosità, ma Conte secondo te ha allungato il tempo che l'Inter ha impiegato per trovare un equilibrio o è stato l'artefice di questo equilibrio? Con i suoi isterismi a volte, con i suoi voli pindarici, oppure è stato l'artefice? Io l'ho detto con molta onestà anche l'altro giorno, mi avevano chiesto, e ho detto questo, che secondo me Conte ha iniziato a capire l'Inter nel momento in cui ha smesso di polemizzare contro tutto e tutti. Bravo. Si è concentrato solo sull'Inter, ha capito che allenare l'Inter non è facile, è veramente molto difficile perché c'hai tutti contro, perché non vinci da tanti anni, perché l'Inter è così, perché i suoi tifosi sono così, però sono nel loro essere sono unici nel loro essere, perché ti seguono sempre, perché anche quando lo stadio si poteva andare Inter Piacenza c'erano 70-80 mila persone allo stadio, quindi l'interista è questo, e lui secondo me ha iniziato a capire l'Inter nel momento in cui ha veramente smesso di polemizzare, e in questo momento è solo concentrato sulla squadra.
È iniziato a voler bene, insomma, a questa squadra, a fare gruppo, no? Quell'abbraccio poi è stato un po' il riassunto di tutto quello che hai detto, Ciccio. Ma Skriniar, il nuovo colonnese, possiamo etichettarlo così? Che bella etichetta. No, Skriniar è colui che in questo momento, no, è colui che in questo momento sta facendo la differenza, secondo me, che nel modulo a tre è il giocatore che dà più equilibrio. Io ho giocato spesso in quegli anni in quel ruolo ed è molto difficile, perché spesso ti devi giocare molto largo e devi essere bravo a non farti portare fuori, a dare insomma il giusto equilibrio alla tua squadra. Quindi insomma, grande merito a lui, perché è migliorato molto nel centrodestra e sta dimostrando anche in una difesa 3 di essere un grandissimo difensore. Ciccio, tu adesso hai parlato, gli ospiti hanno ascoltato, adesso vi invito a dire chi è d'accordo con Ciccio su cosa, chi non è d'accordo, voglio dire, parli ora o taccia per sempre, giusto? No, dai, su, no, su. Avevi detto di fare una domanda, no? A lui, non tanto essere d'accordo. Però ha detto cose anche su Conte che non sono in linea con la maggioranza delle persone. Conte comunque, la squadra di Conte ha sempre dimostrato di far gioco, poi c'erano le volte che non riusciva a concretizzare, però vedevi che c'era un'impronta sin da subito. Per quel motivo lì abbiamo detto, almeno io pensavo che fosse e rimanesse la squadra più forte, e che alla fine poi si è un po' fatto male da solo Conte, dai, no, con polemiche, che magari quando perde, quando si perde, non è contento, si deconcentra la squadra, però, a Ciccio la domanda è: ma secondo te Eriksen può avere preso il posto definitivo di Vidal, è solo una momentanea scelta, proprio perché Vidal non sta attraversando un grandissimo momento? Ma secondo me in questo momento la condizione di Vidal non è eccezionale, e allora non fa la differenza per come era tutti pensavamo, e allora a pari condizione scegli un giocatore che ha un po' più qualità, perché Eriksen ha molta più qualità, e quindi tra due giocatori che corrono allo stesso modo, perché anche Eriksen non è un corridore in quel ruolo, però ha più qualità, Conte sceglie giustamente un giocatore che ha più piede, ha più soluzioni, e anche l'altra sera ha fatto bene, quindi condivido la scelta, anche se non è il suo ruolo ideale, però in questo momento si sta adattando bene, insomma, in quel ruolo lì, perché Vidal non è onestamente lo stesso Vidal. È vero, anche questa però, è una grande verità. 54 gol l'Inter, miglior attacco, e anche in difesa sta recuperando, perché 13 gol in più ha segnato rispetto alla Juve e ne ha subiti 6 di meno, quindi voglio dire, si stanno allineando anche dal punto di vista difensivo, e il miglior attacco. Questo vuol dire, scusami Tacconi, vuol dire qualcosa, no, questo? Parlavo con Ciccio di fargli una domanda, però sentivo dire Ciccio che Conte ha smesso di parlare, sì, ha smesso di parlare da una settimana, non è che ha smesso di parlare. Ha vinto il primo. No. Ha smesso dopo la Coppa Italia di parlare, anche troppo. Lo so, però ha smesso, io dico, ha smesso di criticare. Molte volte lui ha criticato troppo l'Inter stessa. Bravo. E questo ha fatto, secondo me, perdere delle energie. Ha capito che forse c'è rimasto solo il campionato, Non lo so, però onestamente può essere che sia stato anche questo il motivo, e allora forse lui stesso si è fatto un esame di coscienza e ha capito che per allenare l'Inter devi vincere qualcosa, perché sennò è indubbio che ti criticano se non vinci, non ti cambia. Lo so, però insomma, vincere un campionato non è facile, e l'Inter non lo vince anche da 10 anni, quindi insomma bisogna anche essere onesti, che se dovesse vincere il campionato ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, quindi non è che è facile vincere un campionato, quindi con molta obiettività, come l'abbiamo criticato, e anch'io insomma non sono stato felice del fatto che l'Inter non abbia passato il turno di Champions League e neanche in Europa League, però dico che se dovesse vincere il campionato ha recuperato quello che insomma aveva perso per strada. Sì, lui, Conte rimarcava sempre il discorso mercato, è da agosto che non ha... ho capito, hai uno squadrone, stiamo dicendo... C'era aperto il mercato, lui probabilmente voleva fare delle operazioni in uscita che non gli sono state
E meno male che Perisic non è uscito, che Eriksen non è uscito. Meno male, perché adesso sono la forza in più. Che Skriniar non è uscito, visto che lui ci ha impiegato un anno a capire che Skriniar è un grande... Però queste sono state fatte inizio anno, dobbiamo essere onesti. Dopo non ha più, dopo lui non, insomma, non nel momento parlato. In cui la squadra è andata, non ha più parlato, è andata avanti è con la sua squadra. Ciccio, per forza. No, ma anche a gennaio, ho capito, ma anche a gennaio ha capito che doveva tenere questi qua, quando ha capito che non gli si poteva comprare più nulla, si è concentrato e ha trovato delle soluzioni, secondo me, giuste, che, perché l'Inter ha una rosa di assoluto valore per poter vincere il campionato, non c'era bisogno, secondo me, come... Vai Ciccio, finisci, scusa. No, non c'era bisogno per fare il campionato, l'Inter ha i giocatori per poterlo vincere. Cioè, quando sento dire ma ci voleva un'altra punta, ma ragazzi, ma per fare 15-16 partite che rimangono, 17 che ne rimanevano, 3 punte e mezze, perché insomma bastano, perché anche Pinamonti, diciamo, vabbè, ma la quarta punta l'anno scorso aveva giocato titolare in Serie A, non è che era un giocatore che non aveva mai giocato, quindi insomma l'Inter ce l'ha la squadra per fare il campionato. È chiaro che se vuoi puntare all'Europa, a vincere anche in Europa, ci poteva mancare un terzino sinistro, ci voleva un'altra punta, ma se veramente vai avanti in Champions, ma nel momento in cui la Champions non ce l'è più, allora penso che per fare solo il campionato potevi, come giustamente stai mostrando. Hai perfettamente ragione. A Ciccio, no? Beh, è Ciccio. Attrae. Dico che a me piace la difesa 3. A me piace la difesa 3. Però per questa Inter e per i giocatori che ha Ciccio, un 4-3-1-2, secondo te non sarebbe la soluzione migliore per questa Inter? 1-4-3-1. Hai ragione, scusa Stefano. Conta il portiere, vuole che si conti il portiere. Avere un centrocampo. Certo, il portiere. Vidal, dove hai tre quarti Eriksen, dove metti Achini quarto. Secondo me con un 4-3-1-2. Conte non lo fa, non l'ha mai fatto nella sua carriera. Chiedi a un allenatore che ha sempre vinto col 3-5-2 o al massimo col 4-2-4-4-2-4, di una soluzione che 4, al Chelsea ha fatto il 3-4-3. 4, 2, 10, quindi secondo me, insomma, è un modulo che Conte non lo fa mai, col portiere, intendo dire. Non lo fa mai, quindi il 4-3-1-2 col portiere, quindi 1-4-3-1-2 è un modulo che Conte non fa. Quindi nel suo modo, lui parte dalla difesa 3, perché anche al Chelsea ha giocato con la difesa 3, e quindi insomma è un modulo che insomma non lo ritiene, insomma non lo considera adatto al suo modo di fare calcio, perché non l'ha mai fatto. Certo. Anche se questa squadra, secondo me, come in alcune partite l'ha fatto, 10 minuti, ho visto, ha messo Achini terzino destro, ha messo diciamo tre attaccanti con Eriksen una volta e 3 centrocampisti, l'ha fatto ma in corsa, 10 minuti mi sembra solo una volta, ma insomma nella logica di partire con un 4-3-1-2 non, assolutamente non lo vedremo mai, penso, Conte giocare in quel modo. Ciccio, caro Ciccio, aspetta. Un quarto e un quinto, cosa ne pensi? No, Achini è un quinto d'attacco. È un quinto d'attacco. Achini, io dico che può fare tutte e due. Però in una difesa a 4 può far benissimo, anzi lo può fare alla grande, perché se dovesse giocare nel Barcellona, se dovesse giocare nell'Atletico, se dovesse giocare in qualsiasi altra squadra, nel Real, giocherebbe, che giocano a 4, lui fa il quarto a destra e lo fa tranquillamente, insomma. Giocava e Conte l'ha visto da vicino. Infatti, che l'ha preso. È lì che l'ha visto. Ciccio, un pronostico, ti chiedo la cosa più difficile, pronosticare un derby. Vabbè, dai, tu puoi tutto, vai. Ma io ve lo dico, con Dario Marcolini, che ci siamo sentiti prima di Inter-Lazio, lui aveva detto che la Lazio, e io ho detto guarda, ti sbagli, l'Inter stravince con la Lazio, è indovinato. Vi dico che secondo me questa è una partita che l'Inter è favoritissima, vince ma non vincerà come con la Lazio, sarà una partita molto più combattuta, perché Pioli presumo che farà una partita più attenta, non andrà a giocarsi la partita come ha fatto Inzaghi, sarà molto più accorto, temerà di più l'Inter e non andrà a farsi prendere in contropiede come ha fatto
Inzaghi e la partita di andata ne è stata la dimostrazione, dove l'Inter ha perso perché il Milan ha giocato in contropiede, quindi secondo me sarà più o meno la stessa gara. Fantastico Ciccio, non mi resta che dirti grazie, ti aspetto a Milano, Milan la Gran Milan, che accoglierà tutti gli amici dei nostri amici, che sono anche miei amici per la, insomma, proprietà transitiva. Grazie Ciccio! Mi saluto a tutti quanti che siete gli amici. Ciao belli, ciao Gianluca. Ciao Ciccio, un abbraccio, ciao, il pronostico ciao, del derby, anche a voi lo chiederò. Intanto vi ricordo l'SMS al numero, dovete inviarlo al numero 320-0306-706, WhatsApp, quindi non chiamate, scrivete la vostra domanda perché poi loro risponderanno a voi. A tra poco, restate con noi. La partita è entrata subito nel vivo. Portarla a casa è un must per entrambe le squadre. Ed ecco che il pallone nei piedi di Quiz, che cerca sondaggi. Sondaggi avanza e serve dirette, che la mette al centro per curiosità. Parte il tiro ed è in rete! Che spettacolo! Ha segnato Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere il calcio. Scopri di più su www.starcasino.sport. Vamag, tecniche di collaudo, presenta One Stop. Questo sistema di ispezione rapido e di facile utilizzo può effettuare un'ispezione completa del veicolo in meno di 2 minuti. Il sistema raccoglie informazioni preziose sull'allineamento di un veicolo, le prestazioni dei freni e delle sospensioni, lo stato della batteria, la diagnosi della centralina, lo stato dei pneumatici e altro, aprendo nuove opportunità di guadagno per la tua officina e migliorando la fidelizzazione dei tuoi clienti. Vamag realizza anche la più completa gamma di banchi prova a rulli presente sul mercato, frutto di ben 35 anni di esperienza. Vamag dal 1981, European Quality Made in Italy. Vedo non solo piscina qua, ciao ragazze, vi state divertendo? Sì, moltissimo. Relax? Relax in piscina, adesso nell'idromassaggio, fantastico, attorniato dal verde. Non potremmo chiedere di meglio, sia per ragazzi della nostra età, sia per famiglie con bambini. Noi siamo qua già da un mesetto e devo dirti che insomma è molto bello. Poi tra l'altro è un bel ambiente, ci sono belle passeggiate da fare, la piscina. Innanzitutto sono case belle, comunque con tutti i comfort, curate bene. E poi c'è una bella montagna, ci sono tante passeggiate da fare, i bambini si divertono. Avete comunque un'assistenza 24 ore su 24? Assolutamente sì. Hanno messo anche le bici elettriche. Riusciamo a fare anche delle pedalate? Ottimo! Lo consigliereste quindi ad amici, parenti? Sì, assolutamente. Mai come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene, prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere. Alla Mondo Flex sono iniziati i saldi invernali. Venite nei nostri negozi, troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi. Una rete con alzata a motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare, con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente a soli 390 euro. Un materasso in memory a lavorazione massaggiante, dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria a soli 340 euro. E poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo. Dimenticavo, con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli in promozione o in saldo. Vi aspetto! Ben ritrovati, eccoci qui pronti prontissimi per parlare di Juventus. Prima però vi ricordo il nostro numero WhatsApp 320-0306-706, al quale inviare le vostre domande che verranno lette a raffica nell'ultimo blocco. Una domanda per te ce l'ho io, caro Stefano. Allora, parliamo prima della gara col Napoli. Cosa non ha funzionato? Di Livio ha parlato anche di un rigore che non c'era, quella manata di Chiellini in area, insomma un po' sulla linea di Pirlo. C'è stata un'involuzione, c'è una mancanza di continuità in campionato, si spegne la luce ogni tanto. Cosa c'è? Cosa succede? Ma te l'ho detto anche la settimana scorsa. Secondo me è una scelta che la Juve deve fare, che è quella di prendere una cosa.
come ha fatto gli altri anni, tre cose, forse la Coppa Italia, le tre coppe che parlavamo prima, le tre coppe non sarebbe male. La Coppa Europea, Italiana, Coppa Italia, Coppa Campioni. Il campionato, secondo me, quest'anno devono lasciare. Devono mollare. Cioè, devono proprio scendere. Devono mollare perché non ce la faranno mai. Cioè, con questi ritmi, tre partite ogni tre giorni. Non ha la rosa? Ce l'ha? Non ha l'allenatore giusto? Cos'è che gli manca? È un fatto mentale, psicologico, fisico. Sono un po' scarichi. Hanno perso troppi punti prima e adesso devono rincorrere. Adesso stiamo parlando. Che poi non sono tanti, sono 5 punti. Una partita adesso, in meno, una partita. Quella partita, sì, col Napoli. Stiamo parlando di una Juve che deve rincorrere. Adesso. Però mentalmente non puoi. Esce dalla Champions. E allora si dice che la Juve deve ributtarsi sul campionato. Ti conviene stare dentro a tutto perché non sai, tu dici, no? Dove va un po' anche la dea bendata, a volte ci mette lo zampino. Savoldi, questa Juve in campionato, poi parliamo delle Juve di Champions. Ma sicuramente ha detto bene Ricky, ha perso qualche punto in passato che chiaramente costa. È chiaro che, come giustamente ha detto Pirlo, e mi trovo d'accordo, doveva fare degli esperimenti. Era appena arrivato, bisogna che conceda all'allenatore nuovo di fare le sue prove, per cui purtroppo era fisiologico, insomma passava anche da questo, la costruzione di questa squadra passava anche da questo rodaggio perso per strada, quindi per questa ragione, quindi credo che la Juve però abbia ancora tutta la possibilità di recuperare, però è innegabile, come ci dicevamo prima, che non giocando in Champions l'Inter chiaramente avrà sicuramente più energie, a meno che, mi auguro di no, perché le squadre italiane io le tifo tutte indistintamente quando sono in Europa, a meno che, ripeto, la Juve dovesse malauguratamente uscire, allora a quel punto. Però lì si dice ci sarebbe un contraccolpo psicologico in negativo, forse è meglio uscire come ha fatto l'Inter piuttosto che agli ottavi di finale con un avversario abbordabile, farebbe magari più male e avresti poi, no? Il peggiore, non lo so, ma io credo che quest'anno la Juve abbia messo in conto, in questo rinnovo, in questo nuovo ciclo, abbia messo in conto di poter perdere il campionato. Quindi credo che questo pensiero non ci sia, nel senso che probabilmente sarebbero più contenti di andare avanti più possibile in Champions. Anche perché, quindi, no, mister? Sì, sono d'accordo, però quest'anno bisogna stare attenti, perché è vero, non vinci il campionato, ma i quattro posti per la Champions sono combattuti, è una bella lotta, rimanere fuori dalla Champions, la lotta c'è anche per le prime quattro posizioni, perché come detto prima i primi sette sappiamo che sono quelli, però non sappiamo poi in che ordine alla fine chi arriva nelle prime quattro, cioè rischi anche, ti distrai un attimo, questo però, è il messaggio, però non c'è di una Massimo. Squadra, abbiamo visto che non c'è una squadra del campionato italiano che te lo ammazza, dici sì. Questa va come un treno, è anche vero, va come che un treno. Comunque il giocare tante partite poi la probabilità è anche di creare dei problemi fisici ci sono. Adesso avevamo parlato di Cuadrado, che era un uomo talmente importante, l'ha fatto vedere quando è stato, adesso ti manca, cioè Bonucci non è in grande condizione, cioè devi anche fare i conti con queste situazioni. E devo dire che poi era normale che dopo 9 scudetti di fila qualcosa doveva lasciare sul piatto, e poi secondo me la società ha fatto un discorso proprio per programmare il futuro, quest'anno dovrebbe essere l'anno zero per loro per poter comunque ricominciare un ciclo ma un po' più avanti, anche a costo di perdere qualcosa, perché secondo me la Juventus rischia di non portare a casa, ha portato la Supercoppa, però anche in Coppa Italia l'Atalanta. No, dico minimo di rischio ce l'ha. Beh, certo. Perciò non è così scontato. Ma sai cos'è che i numeri, no? A volte ti dicono tanto, specie se sono di questo tenore, no? L'Inter miglior attacco con 54 gol, la Juventus 41 gol, quindi 13 gol in meno. C'è un problema del gol. Bomber, se non segna Ronaldo, hai Ronaldo che è il capocannoniere, poi hai il vuoto per arrivare a trovare un altro marcatore Juve, devi andare a Chiesa 6 e Morata 4 che è sparito. Però che chi subisce meno gol vince il campionato. È la miglior difesa la Juve, però segna veramente poco. Cioè è vero, non subisce. No, sì, ma anche l'Inter ha centrocampisti che segnano poco.
negli ultimi anni però, però segna tanto, la tendenza è un po' cambiata e sono le squadre che creano più gol. Di solito infatti la classifica degli expected goal coincide sempre con chi vince, quasi sempre con chi vince, per cui negli ultimi anni che si è cambiato un po' modo di giocare, secondo me la fase offensiva e comunque le reti sono importanti. Io credo che la Juve abbia qui palesi non solo dal punto di vista della finalizzazione, ma secondo me anche proprio della costruzione, dello sviluppo di gioco, ed è la grossa pecca della Juventus, che è il centrocampo, perché non c'è nessuno che verticalizza. La Juve fa un'infinità di passaggi appoggiati e continua a fare 50 passaggi nel suo metà campo, quando arriva di là la squadra si è già piazzata, e se togli la profondità e se non vai a ricercare la profondità con Ronaldo e Morata, che sono molto bravi in quello, o con Chiesa, Kulusevski, Cuadrado, ma quando tu ormai sei pronto a giocare in verticale, l'altra squadra si è già piazzata dietro. Basta, è vero che la Juve sta puntando molto su questa costruzione, sì, ma ragazzi, un po' troppo laboriosa. Arthur ha la percentuale più alta di passaggi andati a buon fine. Ho capito, ma il passaggio più difficile lo fa a 6 metri. Ma infatti manca Dybala, scusa Maspero, all'appello, che in effetti manca da tanto. Però secondo me non è tanto un problema d'attacco, perché Kulusevski secondo me fino adesso ha fatto bene. Chiesa, io sinceramente non mi aspettavo che al primo anno da Juve facesse così bene. Il problema secondo me è il tipo di gioco che sta facendo la Juve. Come si stava dicendo prima, i centrocampisti determinano di meno che i difensori. Cioè la Juve trova sempre le infilate coi difensori, non coi centrocampisti. Numero maggiore di passaggi filtranti della Juventus ce l'ha Bonucci. Pensa un po', questo dice tutto, che non ci sarà in Champions. Parliamo di Champions, di rientro dalla pubblicità. Tra poco, restate con noi. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Perché affidarti a un dentista Dental Pro? 1. Ti dà sicurezza. Per lavorare qui ha superato la selezione del nostro comitato medico scientifico. 2. Fa parte di un grande gruppo e oltre a lui puoi contare su dentisti esperti anche in altre branche dell'odontoiatria. E 3. È chiaro. Ti spiega il piano di cura passo dopo passo. Dental Pro. È meglio contare fino a 3 prima di aprire bocca. Chiama l'800-326-326. La partita è entrata subito nel vivo. Portarla a casa è un must per entrambe le squadre. Ed ecco che il pallone nei piedi di Quiz, che cerca sondaggi. Sondaggi avanza e serve dirette, che la mette al centro per curiosità. Parte il tiro ed è in rete! Che spettacolo! Ha segnato Star Casino Sport, il nuovo modo di vivere il calcio. Scopri di più su www.starcasino.sport. Mai come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene, prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere. Alla Mondoflex sono iniziati i saldi invernali. Venite nei nostri negozi, troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi. Una rete con alzata a motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare, con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente, a soli 390 euro. Un materasso in memory a lavorazione massaggiante, dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria, a soli 340 euro. E poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo. Dimenticavo, con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli in promozione o in saldo. Vi aspetto!
Benvenuti al gruppo Fassina, un assortimento unico e una disponibilità incredibile di veicoli che vi permetterà di scegliere la vostra nuova vettura tra decine di modelli, colorazioni e motorizzazioni, tutti esposti in un unico, grande e moderno salone. Per la tua nuova auto fai la scelta giusta, scegli Fassina. Golia Active Plus freschezza balsamica. Respira Golia. Ben ritrovati, allora vado, parto, ritorno a parlare di Juventus e vado da Stefano Tacconi. Come vivi questa vigilia di Champions? Prima parlavamo della difficoltà, no, che ha la Juve di segnare se non attraverso Ronaldo, cioè i centrocampisti non esistono da questo punto prima di vista. Prima del sorteggio tutti quanti volevano il Porto, insomma. Vabbè, è andata bene, dici. Certo. È la meno peggio. Certo, sei sincero. È la meno peggio, ho visto le partite di oggi, insomma, che il Paris Saint-Germain vince 3-1 a Barcellona, il Liverpool vince 2-0 con l'Lipsia. È una partita sulla carta abbastanza facile, poi insomma il calcio può recare anche tante sorprese, però insomma secondo me si può andare avanti e abbiamo visto ultimamente le partite di Champions di quelle del campionato talmente diverse, con un carattere, con una forza psicologica particolare, perché vuol dire che sono concentrati in quella competizione e non c'è verso, no? Se la Juve fa la Juve, quella competizione deve portarla a casa, perché ma poi... addirittura tu sei con l'imperativo che quest'anno, che è l'anno dove meno si puntava, cioè la Juve, no, abbiamo fatto una cappa tanta ad Allegri, è stato mandato via per questo Sarri, e il Pirlo deve sei l'unico che lo dice, approfittare che non Bravo. C'è pubblico, che non ti minacciano, non ti danno contro. La Juve deve vincere la Champions, sì, altrimenti tacconi. Perché era di campionato, allora si è buttati sulla Champions. Quest'anno è fallimento, altrimenti. Secondo me la mentalità è quella di aver fatto una scelta importante societaria, che non c'entra sicuramente Pirlo, ma siccome siamo davanti a un campionato talmente strano, un coronavirus particolare che non ti permette di fare scelte totali come gli altri anni che la Juve voleva vincere tutto. Quest'anno hanno fatto una scelta particolare. E tu dici insomma, poi visto anche questo sorteggio, insomma, è da approfittare. Ma Ronaldo, è troppo ronaldocentrica il discorso dell'attacco? Manca Dybala? Io spero che Pirlo abbia talmente coraggio e vorrei vedere un attacco di Dybala, Morata, Ronaldo. Dybala speriamo di poterlo rivedere presto abile e ruolabile, perché c'è, ma non può schierarlo, l'ha detto Pirlo. Quindi Dybala, Morata voglio e Ronaldo contro chi? Cioè, tu andresti a giocartela contro chiunque. Così in Europa, in Europa sì, in come Europa. Il Milan di insomma, senza paura in Europa senza... sì, in Europa devi avere coraggio, devi avere un... ma non sempre devi avere coraggio, non solo in Europa. Chi non ha coraggio non in Italia io penso che quando te hai certi giocatori, almeno da gestire, quando ci sono le partite infrasettimanali, va bene, è giusto gestire, magari vedere chi in quel momento, in quella partita può fare meglio, però non l'abbiamo mai visto la Juventus col tridente, secondo me. Però continua sempre a dire Pirlo che possono giocare insieme. No, quelle forti sicuramente hanno il coraggio di mettere le squadre. Io qui vado però un po' contro. Vai Savoldi. Mi sembra che la Juve ha cambiato modo di giocare nella fase di non possesso, cioè non fa più questo pressing ultra offensivo, perché non è nelle caratteristiche loro, soprattutto negli interpreti, e credo che in particolar modo il Ronaldo, per quanto spirito sacrificio, Dybala in qualche modo sono gli stessi problemi che ha avuto Sarri l'anno scorso, quando ha provato a fare mister
Certo. Posso, dico una cavolata, esagero, dico, però non sono giocatori disponibili a fare questo, ecco, pressing. Fare... E quindi se tu ti metti con, o ti metti con 10 giocatori di 11. Infatti però... quello ha fatto, ha preso Chiesa e fa giocare Quadrado, che sono due contropiedisti, tutti dietro, le ripartenze, va a far male. Però secondo il famoso tiki-taka di Pirlo, che vorrebbe fare il tiki-taka di Guardiola, Non può farlo. Ormai è andato. È obsoleto il tiki-taka. Però diventa in una squadra non... difficile da supportare, tre così. Ancora non solidissima. Sarri l'anno scorso ogni tanto ci ha provato a giocare con Higuain, aveva perso, se non sbaglio, la Supercoppa, e poi sì. Dopo perso. Quello che dico io è, se sono forzate, l'allenatore non lo crede, i giocatori non ci credono neanche loro, deve essere l'allenatore che dà l'input a quel al credo. Se l'allenatore non glielo dà perché non ce l'ha dentro, è inutile provare. Però davvero, secondo me, Ronaldo e Dybala, questo è il grosso limite di Dybala, perché Ronaldo non ha sembra del pari età di Dybala in quanto a corse senza palla. Sì, ma sì. Questo è grave per Dybala, perché Ronaldo ha la sua età, ma Dybala fa la stessa roba. Si dovrebbe sacrificare di più Dybala? Senza palla. Senza palla in possesso e in non possesso, senza palla, sono due giocatori che giocano solo in funzione, uno nella palla nei piedi, per poi 9 volte su 10 scaricarla, perché poi ormai Dybala non salta più, non compare nelle classifiche dei dribbling, non compare nei primi 30 in Italia, non compare. Partite che non gioca, però parlo di media partita, dribbling a media partita, quindi non sto contando come numero totale. È vero anche quello, però sai meglio di me che quando un giocatore, soprattutto un giocatore di quelle caratteristiche, un giocatore che deve sempre determinare, quando non è in fiducia, quando gli manca la continuità, quando gli manca qualcosa. Vero, mister, però sono 5 anni che c'è sempre delle pugnette e sono 5 anni che comunque non arriva a fare più di 20 perché partite. Però mette un aspetto psicologico. Perché quando gli è stata data una certa continuità, sì, il rendimento l'ha avuto. Quando poi alla prima difficoltà, il primo che toglie, è colpa di te. Insomma, allora con Allegri continuità, appena arrivato... ce l'aveva, perché lo mise, addirittura cambiò, fece 4-2-3-1 con Mandzukic a sinistra per farlo giocare seconda punta, dandogli pochissimi obblighi in non possesso. Che è quello che dovrebbe... Sì, fece un exploit col Barcellona, poi dopo, te lo ricordi con Real Madrid tu in finale? Io non me lo ricordo. Cioè, sono giocatori, secondo me, che in certe partite spariscono. La grande partita che ha fatto a Madrid la Juve, l'ha fatta senza Dybala. Cioè, purtroppo è un giocatore, secondo me, che non ha mai fatto la... Cioè, l'eterno incompleto, un grande giocatore, ma non funziona poi fatto... di quello che chiede, perché questo è un giocatore che vuole 20 milioni all'anno. Ah, ecco. No, ma perché poi qui il rinnovo... Poi c'è il problema contratto. Certo, c'è un problema contratto che non viene mai risolto. Mi sembra, aspettando Godot, aspettiamo il rinnovo di Çalhanoğlu, di Donnarumma e di Dybala. Quest'anno è un anno particolare per lui, perché ha preso il Covid e ne è uscito due male. Due mesi praticamente in naftalina. È entrato col singhiozzo, perché giustamente non stava bene, ha creato degli scompensi che ancor più adesso, però Dybala negli anni ha sempre fatto dei percorsi, magari non è continuo, come non sono continui tutti questi giocatori di queste qualità. E se vai a vedere Messi, molte volte quando non gioca, non gioca. Cioè, sì, però ci rendiamo conto, a proposito di Messi, che a un certo punto qualcuno ha detto è il nuovo Messi. Cioè, ci rendiamo conto. Ma lui, secondo me, lui è un giocatore che nella Juventus, uno come lui, comunque sia, non c'è, potrebbe fare la sua. È normale che se te vuoi schierare Ronaldo, Morata, non c'è più posto per lui. Cioè, però in certe Morata vale Dybala o tu avresti... tu avresti schierato Dybala. Secondo me, questa Juventus, se metti Ronaldo e Dybala dietro, con poi crei... di Ronaldo dal numero 1 è diventato il numero 2, Morata dal numero 2 è diventato il numero 3, visto che Ronaldo è andato fuori di Ronaldo fuori, quello che vuole in campo, perciò ti devi adattare. Però Dybala è uno che può fare la punta, può venire dietro, è uno che ti può nella sua pochezza come giocatore senza palla, cioè quando devi incontrare, fare il contrista, però se viene dietro è uno che può
avere delle invenzioni. Sì, non puoi dimenticarti di Dybala se ce l'hai in rosa di un giocatore come Dybala e sta anche all'allenatore valorizzarlo, no? Deve essere il protagonista. A parte Gianluca che dice ha avuto le sue occasioni, ma insomma non se le è giocate nel modo giusto e nel modo funzionale alla squadra. Ecco, mi sembra che siate da questo punto di vista tre compatti. Tutti ci ricordiamo le ultime partite dell'anno scorso, prima che si fece male, diciamo post-Covid, no? Però ragazzi, cominciò a giocare con continuità, cioè al ritorno con l'Inter, perché all'andata giocava molto più Higuain di Dybala e non doveva neanche restare all'inizio, era in partenza Dybala. L'anno prima fece male. Ma come mai sempre in discussione se è un giocatore così importante? Dovevano venderlo, lui è Dybala e Higuain. Dovevano venderlo, questo è il partente. Anzi, è stata la fortuna del Sarri perché la prima parte di campionato facevano gol solo loro. Dybala, no. È normale che poi se te non dai, siano stati giocatori tutti, no? Quando poi lui è fragile un po', psicologicamente. No, però non si sente nel ruolo. Sì. Io ero anche un trequartista. Trequartista è il primo giocatore che quando le cose non vanno bene, tac, viene messo in pista e risolve i problemi della squadra. Sì. Perché? Perché sei troppo sbilanciato. Mister, però tu eri più centrocampista, lui è più punta. Perché allora il trequarti, ne vedo altri di trequarti, ma fare il ruolo con un'interpretazione diversa. Lui è più una seconda punta, tipo Martinez, come Lautaro Martinez, come tipologia di giocatore, anche se gli piace molto venire a prenderla. Però permetti che poco io nella Juve Ronaldo, Morata e Dybala li faccio giocare anche se non Così Ronaldo dovrebbe giocare su un lato, perché li faccio giocare due o tre quarti tanto. Guarda caso, Ronaldo ha voluto Higuain e Morata, che hanno giocato insieme con Real Madrid per tanti anni. Vabbè, Ronaldo dispone, tu dici, ha disposto anche il suo partner ideale, decide con chi giocare in base a... Hanno giocato insieme con Real Madrid, sia con Higuain sia con Morata, è normale che con Dybala non ha mai giocato. Poi è bravo, giovane, no? Può essere poi tutto il mondo è paese. La difesa del Porto, tacconi, è coriacea, è d'acciaio. In questa Champions non ha ancora subito gol in casa ed è allenata da Conseil Sao. Ti metto così davanti alla realtà cruda dei fatti. Poi le cose possono. No, perché tu hai detto il Porto. Io sono scaramantico. Io ho vinto la Coppa delle Coppe con il Porto in finale. Ho vinto la Coppa Campioni giocando contro il Paris Saint Germain. E abbiamo incontrato il Paris Saint Germain e abbiamo vinto. Insomma, io sono scaramantico, ho fiducia delle cabale, no? È giusto. Così, non si sa mai. A volte voglio dire, ma poi ci sta, il valore della Juve non si discute. Allora ragazzi, torniamo dopo un piccolo break di pubblicità, torniamo con i pronostici del derby in primis, poi vabbè chi se la sente anche della gara di domani contro la Juve. Li prendiamo tutti. Tacconi è il guru dei pronostici, per cui ce ne fa due. Ho detto pareggio e pareggio è stato. E pareggio è stato, passaggio di turno, strappato biglietto della finale, prima di tutti, è vero. 320-0306-706 SMS, perché ci sarete anche voi protagonisti con i vostri messaggi via WhatsApp. Scrivete, avete ancora tempo, a tra poco. Perché scegliere Dental Pro per l'implantologia? 1. Perché qui trovi dentisti selezionati dal nostro comitato medico-scientifico. 2. Lavoriamo con materiali scelti in base a un protocollo certificato e con tecnologie digitali funzionali alla sicurezza del paziente. E 3. Puoi chiedere pagamenti dilazionati con la rata più adatta a te. Dental Pro. È meglio contare fino a 3 prima di aprire bocca. Chiama l'800-326-326. Air Action Vigorsol. Keep it fresh. Mai come quest'anno abbiamo bisogno di iniziare bene prendendoci cura della nostra salute e del nostro benessere. Alla Mondoflex sono iniziati i saldi invernali. Venite nei nostri negozi, troverete reti e materassi a prezzi scontatissimi.
Una rete con alzata a motore a 5 snodi con doga doppia zona lombare, con un motore con batteria di emergenza in caso di mancanza di corrente a soli 390 euro. Un materasso in memory a lavorazione massaggiante, dispositivo medico detraibile dalla spesa sanitaria a soli 340 euro. E poi ancora letti, divani, poltrone di fine serie o da campionatura a prezzi di realizzo. Dimenticavo, con la carta oro un ulteriore 10% di sconto anche sugli articoli in promozione o in saldo. Vi aspetto! La bevanda di cicoria e il fruttarolo, un tuffo nel passato. Il puro sapore di un tempo ritorna nelle nostre case. Si veste moderno in comode capsule, al bar come a casa tua. Ottimo per mocha, per infusi, per cappuccini, in aggiunta a bevande calde e solubile. Da gustare anche come bevanda fredda. La bevanda di cicoria e il fruttarolo, l'alternativa naturale senza caffeina che cercavi. Ti aspettiamo! Siamo a Pianengo, Cremona, in via Roma 13, sul web negozio.ilfruttarolo.it. Spediamo in tutta Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18. Viviamo in un mondo dove ognuno vuole far sentire la propria voce. C'è chi dice di non andare troppo lontano. Chi dice che non si può avere tutto. Ognuno è sicuro di sapere cosa sia meglio. Ma alla fine c'è una sola voce che conta. La tua. Gamma SUV Mercedes-Benz. Scopri anche le versioni full electric e plug-in hybrid. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Ben ritrovati. Allora, prima dei pronostici abbiamo il prossimo turno, anche perché il pronostico lo faremo in base alla partita regina, no, di questo turno di campionato, che è appunto il derby in programma domenica pomeriggio alle 15. Ma è un turno di campionato super spalmato, perché devo dire che insomma ci sono partite dal venerdì sera a lunedì sera. Lunedì sera giocherà la Juventus contro il Crotone. Allora, grado di difficoltà, vabbè, credo che Milan e Inter, insomma la Juventus abbia, come dicevamo, no, la partita più facile. L'Atalanta col Napoli, beh, insomma, lì potrebbero volare punti, no? Un po' come Milan-Inter, ma la grande scentrata, come si dice a Milano, è appunto quella di domenica alle 15. E allora, a questo punto, io chiedo a Tacconi, che mi guarda, se mi vuoi fare un pronostico, visto che tu hai questo fiuto particolare. Io dico pareggio con tanti gol. Ah, oh, un over? Over 2.5? No, no, voglio. Parlo, no. Anche 2-2 tu dici? Un quarto, un quinto. Ah, vabbè, 4-5 gol totali. No, 4 gol totali, un 2-2, Tacconi. Ho capito, sì, che me lo gioca così il derby di Milano. Risultato che se fosse pareggio, Maspero avvantaggerebbe, beh, lì. No, vantaggio, è un risultato utile a entra. 2-2. Non si farebbero male. Non si farebbero male, la classifica rimane corta, le altre da dietro possono avvicinarsi alla vetta e diventerebbe ancora più emozionante, forse... Per il bene del campionato sarebbe più bello un pareggio. Visto l'ultima giornata com'è andata, un po' più Inter, però il derby è sempre il derby. Il Milan è una squadra che ha dimostrato di essere una squadra nel tempo e adesso è, secondo me, un grande esame quello che il Milan deve fare. Sì, capita nel momento importantissimo, perché reagire dopo la prestazione fatta con lo Spezia in una partita così importante come può essere un derby ti può dare uno slancio, ti può dare ancora la consapevolezza di essere ancora tu la prima della classe e di poter arrivare fino alla fine davanti. Ma scusate la mia ignoranza, ma Sanremo è adesso, in questa settimana? Cioè la settimana che ci avvicina? No, quella dopo, vabbè, allora dai, ce l'hai in pompa magna, Ibrahimovic. No, mai visto Sanremo. Abbiamo sempre detto che abbiamo visto il calendario da qua fino alla fine, che la Juve ha tutte le partite più importanti tutte in casa. E per te conta questo fattore campo, no? Me lo ricordo che anche l'altra volta, cioè giocare allo stadio, seppur Milan, senza pubblico... Inter, Lazio, Roma... Okay.
Comunque, lei ha tutto in casa. Conta, ma allora Maspero diceva per il bene del campionato e io aggiungo e di Eragno, Maspero si augurava un pareggio e lei aveva pronosticato anche Tacconi. Tu Eragno? La partita del riscatto, certamente il Milan ha l'opportunità di riscattarsi. È normale che nella partita forse più difficile dell'anno, perché come abbiamo detto, se tutti quanti dicono danno favorita, compreso me l'Inter, vuol dire che ha qualcosa in più degli altri. Però devo dire che il Milan, quando è caduto quest'anno, perché è caduto tre volte, la partita successiva si è subito risultata bene. Perciò, sai, anch'io dico in questo momento difficile, però vedo più un pareggio e chissà, non si sa. Ah, addirittura, chissà, si sfiora il momento curva e scambia, chissà, la palla è rotonda. Tre volte l'hai battuto alla data. C'è stato dopo la battuta d'arresto, sì. Savoldi, dai, che hai raccolto le considerazioni. Dimmi, dimmi. Sino l'altro giorno era in classifica meritatamente, certo. Detto, assolutamente. No, perciò un passo falso si può fare. Assolutamente. L'ho detto prima che è il bivio questo, è l'occasione il Milan di immediatamente di ributtarsi nella corsa allo scudetto con questa partita che esula secondo me da qualsiasi tipo di condizione fisica, stanchezza, perché queste sono partite secondo me che hai un'adrenalina, tutto al più, ecco, possono essere altre le partite a rischio, ma questa secondo me davvero è da tripla. E sarà assolutamente lo spartiacque. Ma se proprio ti dovessi dire devi fare un pronostico, un disastro. Sono un disastro nei pronostici, non è mai imbrocato sicuramente per una questione di per di quello che vedi, sì, l'Inter è un pochino più favorito. L'Inter è quella sulla carta favorita, poi dopo, ma vista l'entità della partita, no? Se dovesse essere vittoria, sarà una vittoria che porta con sé un carico, una pesantezza in termini positivi e al contrario la sconfitta maggiore, cioè non è una partita qualsiasi, al di là che sia un derby, ma come dice Savoldi, capita in un momento che può decidere forse la stagione, no? Il fatto che comunque il Milan abbia perso quella precedente, sarebbe molto più pesante perdere una seconda partita, anche perché poi mentalmente il fatto di vedere una squadra che dal punto dal meno due punti, e poi bisogna vedere anche le altre dietro, no? Perciò si accorcia un po' tutto e questo potrebbe essere diventare pericoloso. Tacconi, poi a proposito iniziamo con gli sms, vuoi dirmi qualcosa? Questo campionato bellissimo dove tutto può succedere. No, non è bellissimo. Io mi sto divertendo in una maniera incredibile. No, non mi dire che è un campionato bellissimo. Bello, ma cosa intendi? Intendo combattuto, emozionante, imprevedibile, adrenalinico. Ma è come quest'anno. Non c'è adrenalina. No. La Juve non è prima adesso la staccata. Allora non è. È un saliscendi, è una montagna russa. Ti piace andare sulle montagne? Io non sono mai andato. Anzi, sono andato una volta e non ci andrò mai più. Per l'amor di Dio, io sono... Sto bene in pantofole, sto bene a casa. Ancorato a terra. Ma per l'amore di Dio, no, ma non c'è adrenalina, non c'è. Manca perché qualcosa. La Juve ha scelto la Champions, no, hai capito? La Juve ha scelto la Champions. No, non lo senti? Ma io sento anche i miei amici al bar che fanno delle discussioni su cosa, non c'è niente. Non ci sono neanche gli arbitri, anche quella manata non di Cellini, era rigore. Ma non c'è niente, I pronostici sono comunque, non sono mai quelli scontati. Alti, bassi, io guardo delle partite che sono vergognose. Brutte. Ma brutte, di una noia oscena. Guarda, io ti tolgo da questa... Da questa domanda io che non dovevo... Ho fatto un contratto con una televisione privata, dimmi, per guardare cosa. Perché guarda, privatamente si dicono le cose migliori, hai capito? Le cose migliori vengono dette privatamente, tra amici. Sì. E allora tu sei tra amici, mi devi dire, secondo te, perché te lo chiede, adesso inforco gli occhiali, anzi lampadari, come dice Ferri, per Tacconi, chi è il leader della Juve tolto Ronaldo, ci scrive Franco? Caro Tacconi, c'è un leader? Se c'è... Magari. Quando sta bene è Arthur, quando sta bene, però è uno che fa tiki-taka, non ti piace il tiki-taka? No, non mi piace perché è un gioco vecchio, un gioco che piace a Pirlo perché lo faceva lui, a due all'ora.
tanti ruminati. Andava avanti a due all'ora e andava quindi, bene. Arthur quando Chiellini? Ma Chiellini alti e bassi, ma uno che viene da un anno che non gioca, è normale che non puoi pretendere più di tanto. Però è leader. Però è leader, leader nello spogliatoio, leader ma leader nello spogliatoio è anche Buffon. Perché insomma è un leader. Portiere. Devo correre, ragazzi, devo correre per Maspero. Eriksen è stato il vero acquisto di gennaio dell'Inter? Qua rapidissimi dovete veramente rispondere. Secondo me se Conte insiste sì, è la fortuna dell'Inter. È vero. Perché gli risolve anche tante palle native. Per Eragno, il Milan con il mercato ha rotto delle certezze ad un gruppo che stava volando. Chiudere in bellezza. È sicuramente più difficile gestire. Integrare. Perché poi quando sei, quando giochi, si spera che giochi ancora per tanto la Coppa, perché allora diventa anche un po' più semplice gestire il gruppo e poi si sa quando i risultati sono positivi, tutto il gruppo tace, certo, e lavora senza problemi. Per Savoldi, caro Gianluca, l'Atalanta è ancora la novità di un campionato oppure ormai è da considerarsi una grande a tutti gli effetti? Ma considerarsi una grande secondo me ancora no, nel senso non ha quella potenzialità di fatturato che hanno altri grandi club. Purtroppo insomma il brand conta anche nel calcio e quindi... Però continua, sicuramente ha quella che ha più potere di acquisto in questo momento, perché l'Atalanta può far mercato meglio di tutte le altre. Ah beh, guarda con il Papu, infatti Muriel, oggi, no? Potenzialmente. No, poi oggi leggevo, adesso non ricordo il nome del giocatore, ma un giocatore, se non sbaglio, svedese, cioè che gioca al campionato svedese, ancora sta andando, l'ha già comprato per l'anno prossimo, ha già preso Kovalenko in anticipo rispetto. Cioè, si muove una delle poche squadre che può che programmare. Ha potere d'acquisto. Programmare. Resta sempre, secondo me, comunque questo gap che è difficile colmare con i grandi club, però secondo me comunque si confermerà negli anni, da lì non scende. Grazie Stefano Tacconi, grazie, grande grazie Stefano, a te, grazie a Stefano Eragno, ciao Stefano, grazie al mister Maspero, Riccardo, grazie, ciao a tutti, Bomber, Gianluca Savoldi, grazie, buona serata, buonanotte. Grazie a voi che ci avete seguito, torniamo puntuali martedì prossimo con Alta Classifica, sempre su Telenova e sempre alle 21. Grazie, arrivederci.